In questo video parleremo della progettazione di eventi inclusivi ed accessibili, quindi che siano fruibili al 100% o comunque nel miglior modo possibile dal più ampio bacino di persone, tra cui evidentemente anche le persone con disabilità. Faremo un approfondimento sia sugli eventi fisici sia sugli eventi online, così da assicurare l'accessibilità anche in quegli eventi definiti ibridi, quindi che si svolgono in presenza, ma che danno l'opportunità anche di collegarsi da remoto per seguire quello che succede. Prima di iniziare con le parti un pochino più tecniche e i suggerimenti per progettare al meglio un evento accessibile e inclusivo, è fondamentale pensare alle persone alle quali è rivolto. Infatti, normalmente si pensa a uno spettatore, una spettatrice medio di un evento, ma bisogna tenere conto anche dei partecipanti con disabilità. Che cos'è quindi la disabilità? La disabilità è quella condizione in cui una persona presenta un deficit funzionale a livello sensoriale, intellettivo o motorio, e che quindi vede compromesse alcune delle sue capacità di interazione con un mondo che avrà o meno delle barriere. Questa è la definizione che ci viene fornita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che è stata divulgata dall'ONU appunto nel 2006, ma che diventa legge in Italia con la legge 18 del 2009. Quindi è una definizione della disabilità che fa parte del nostro ordinamento giuridico. Da questa definizione potrete notare che non è coinvolta esclusivamente la persona con il suo deficit, ma è coinvolto anche l'ambiente entro cui la persona vive. Quindi la condizione di disabilità è un incrocio tra la condizione di salute della persona e l'ambiente che potrà venire incontro più o meno alle sue esigenze. Questo è un cambio di paradigma importantissimo perché dà la responsabilità, ad esempio, a chi organizza un evento di pensare anche ai partecipanti con disabilità. Quindi non è una responsabilità della persona con disabilità, ma di chi organizza l'evento. Abbiamo poi il concetto di inclusione, che è un concetto estremamente ampio, che è appunto la capacità di un ambiente di essere accogliente e piacevole per tutti e tutte, non solo da un punto di vista architettonico, quindi consentire l'accesso, ma anche da un punto di vista dell'approccio e del linguaggio, quindi senza discriminare le persone a causa della loro condizione di salute, del genere, dell'etnia e così via. Approfondiamo questo concetto nel tema degli eventi proprio perché per la natura stessa degli eventi, questi devono essere inclusivi per consentire al maggior numero possibile di parteciparvi, di persone di parteciparvi. E questo è uno normalmente degli obiettivi di un evento, a meno che non si tratti di qualcosa di esclusivo. Vado ad approfondire ora il concetto di barriera. Di fatto, tutte le indicazioni che troverete all'interno di questo video sono modalità e strumenti per abbattere le barriere di partecipazione delle persone con disabilità ai vostri eventi. Le barriere di fatto sono tutte quelle situazioni, oggetti, progettazioni che non consentono a una persona di usufruire di uno spazio digitale o analogico che sia.
Le più famose sono le barriere architettoniche, quindi per una persona con disabilità motoria che utilizza una carrozzina per spostarsi, trovare un gradino senza la rampa fa sì che incroci una barriera architettonica e che quindi non possa accedere all'interno di un edificio, oppure di entrare in un negozio e così via. Ma ci sono anche altre barriere. Tra queste, quelle sensoriali. Ad esempio, per una persona cieca è una barriera sensoriale non poter usufruire di un semaforo, che sia, oltre che visivo, classico, anche sonoro. Quindi dare un input per l'attraversamento non solo, luminoso, ma anche attraverso il senso dell'udito. Se un semaforo non è sonoro, troveremo una barriera sensoriale per le persone cieche. Abbiamo poi anche le barriere comunicative, ad esempio, comunicare esclusivamente in forma orale senza un'alternativa scritta, ad esempio durante un webinar, può rappresentare per una persona con disabilità uditiva, quindi con sordità totale, una barriera comunicativa perché non potrà accedere al contenuto che viene condiviso parlando durante il webinar. Ci sono poi le barriere legate alla cultura, che intendiamo come la cultura diffusa all'interno di un paese. Ad esempio, è una barriera culturale non pensare alla partecipazione di persone con disabilità ad alcuni eventi e non pensare appunto all'abbattimento delle barriere che queste possono incontrare durante l'evento stesso. Iniziamo adesso a parlare degli eventi online accessibili. Di fatto, dopo il Covid-19, sono aumentati esponenzialmente sia in ambito lavorativo che per divulgare e fare cultura su alcuni temi, i webinar e gli eventi online. Anche questi hanno alcune regole di accessibilità per consentire l'accesso soprattutto alle persone con disabilità sensoriali, quindi con deficit a livello visivo o uditivo. Ci sono delle regole specifiche per agevolarne l'accessibilità. La primissima regola è di chiedere all'interno del modulo di iscrizione fornito dalle piattaforme per i webinar se la persona ha necessità specifiche, ad esempio la sottotitolazione per le persone sorde o la descrizione delle slide per le persone cieche. Le esigenze possono essere molteplici e dare uno spazio in cui la persona possa scrivere direttamente quali sono le esigenze, che ha per poter usufruire dell'evento è fondamentale. Quindi, immaginando un modulo di iscrizione, quello che viene richiesto, è di inserire come ultima domanda se la persona ha esigenze specifiche di accessibilità per poter fruire, dell'evento. Però ci sono delle cose di base che è sempre bene fare. La prima di queste è proprio la scelta della piattaforma. Ci sono alcune piattaforme che sono totalmente accessibili alle persone con disabilità dal punto di vista digitale e che quindi non rappresentano una barriera, per le persone con disabilità. Se invece tali piattaforme non sono accessibili, per la persona sarà impossibile accedere all'evento e quindi tutte le opzioni di accessibilità che si possono attivare durante il webinar diventano inutili perché è come se si rimanesse fuori dalla porta senza poter entrare all'evento. Quindi l'accessibilità poi dell'evento in sé diventa sostanzialmente inutile. Un'altra indicazione importante, se abbiamo scelto una piattaforma accessibile, è all'inizio del webinar,
scrivere sia in chat sia dichiarare a voce quali sono le opzioni di accessibilità che avete attivato o che è possibile attivare durante il webinar. La regina di queste opzioni di accessibilità sono proprio i sottotitoli che devono essere attivati dall'amministratore della conversazione e che poi possono essere resi visibili dal singolo partecipante che ne abbia bisogno. È per questo che è importante scrivere anche in chat che c'è questa opzione disponibile, perché una persona sorda, senza poter usufruire dei sottotitoli in quel momento, potrebbe appunto non sapere di questa opzione perché non lo sente dichiarare all'inizio del webinar. Ci sono poi delle indicazioni fondamentali per chi parla e chi deve appunto farsi vedere nello schermo. Ci sono infatti moltissime persone sorde che per comprendere non solo leggono i sottotitoli, ma aumentano la comprensibilità di quello che viene detto attraverso il labiale, quindi leggendo proprio il labiale. Questo non implica né urlare né alzare la voce o modificare la propria espressività del volto, ma significa semplicemente parlare normalmente, ma assicurarsi di trovarsi in un ambiente con un'illuminazione adeguata, quindi che il volto sia ben visibile. Tutto il volto, perché l'espressività nella lettura del labiale è fondamentale, che si abbia un buon microfono per consentire alla piattaforma di catturare al meglio, la voce e, di, avere la telecamera ovviamente sempre ben impostata. Scontato, mai coprirsi la bocca perché altrimenti la parte più importante, diciamo, del volto la persona poi non ha modo di osservarla. Per quanto riguarda invece le persone con disabilità visiva, l'ostacolo principale normalmente è rappresentato, oltre che dall'accessibilità della piattaforma, anche dall'accesso ai contenuti delle slide che spesse volte vengono presentate durante gli eventi online. Ecco, tutto ciò che è riportato nelle slide, è bene che venga dichiarato a voce, in modo tale che chi ha una cecità totale possa accedere esattamente allo stesso numero di informazioni a cui può accedere chi legge. Per le persone ipovedenti, invece, è importante favorire un alto contrasto tra i colori sfondo scritto delle slide, scegliere un carattere, un font privo di grazia, quindi evitare il corsivo, ad esempio, e scegliere dei caratteri il più possibile puliti, perché questo agevola non solo le persone ipovedenti, ma anche le persone dislessiche nella lettura. Passiamo adesso agli eventi offline, quindi in presenza. Ovviamente qui le necessità possono essere molteplici e anche la complessità è molto più alta, però un evento accessibile ha un fascino veramente importante, perché anche chi non ha una disabilità ha modo di scoprire delle opzioni, delle possibilità di accessibilità molte volte veramente semplici e poterle replicare. Questa proprio si chiama cultura dell'inclusione, quindi sono dei momenti veramente importanti anche per fare cultura dell'inclusione. Innanzitutto, pensare all'accessibilità da principio e comunicare
tutte le accortezze, tutte le possibilità di accessibilità che vengono utilizzate durante l'evento sul sito web dell'evento stesso, possibilmente anche nella pagina di iscrizione all'evento nel caso in cui sia necessario prenotarsi, acquistare un biglietto e così via. Ovviamente tale piattaforma, tale sito per iscriversi deve essere accessibile perché altrimenti queste informazioni non diventano fruibili dall'utente e quindi è molto importante metterle in un punto che non sia a parte, ma addirittura dedicare un paragrafo, una pagina a questo, oppure inserirle direttamente come informazione primaria prima di iscriversi all'evento. Ovviamente il luogo deve essere accessibile, il luogo dell'evento. È molto importante, sempre sul sito web, riportare qual è l'indirizzo specifico in cui è possibile trovare l'ingresso accessibile. Soprattutto nei palazzi storici, infatti, l'ingresso accessibile non corrisponde all'indirizzo principale di accesso all'edificio, ma normalmente sono ingressi laterali o addirittura posteriori. Ecco, magari mettete l'indirizzo dell'evento e poi potete mettere di fianco per l'ingresso accessibile accedere dalla via XY, in modo tale che la persona sappia che in quel caso non troverà barriere. Stessa cosa a livello informativo per quanto riguarda la possibilità di parcheggio. Per molte persone con disabilità è veramente utile potersi recare il più vicino possibile con l'auto all'evento e quindi indicare il parcheggio più vicino è anche un ottimo modo per favorire accessibilità. Abbiamo poi anche in questo caso nell'iscrizione la richiesta eventuale di necessità legate all'accessibilità, ad esempio la traduzione LIS e così via. Quindi mettere questa domanda esattamente come avviene per gli eventi online è estremamente importante, in modo tale da non trovarsi impreparati all'arrivo degli ospiti all'evento. Oppure la presenza o meno di un interprete della lingua italiana dei segni e così via. Oltre alla presenza gradita di un traduttore della lingua dei segni, sarebbe importante anche avere degli schermi che consentano la sottotitolazione di quello che viene detto durante l'evento, se è presente ovviamente un momento sul palco. Se invece sono previsti dei messaggi vocalizzati per dare le indicazioni alle persone, ad esempio di spostarsi da una sala all'altra per l'inizio di una proiezione o di spostarsi per l'inizio di un aperitivo, oltre alle informazioni fornite vocalmente attraverso l'altoparlante, è importante avere degli schermi che diano l'informazione anche per iscritto. Se durante l'evento è prevista una presentazione, vigono le stesse regole per quanto riguarda le slide, ma oltre a questo, se viene proiettato un video che è privo di audiodescrizione, cercare di raccontare il più possibile di quello che non viene raccontato attraverso le parole all'interno del video, perché per le persone cieche questo poi potrebbe risultare un contenuto non accessibile.
Ovviamente le esigenze di accessibilità che si devono richiedere, che si possono richiedere in sede di iscrizione all'evento, possono essere poste anche ai possibili relatori. Per fortuna sempre più persone con disabilità si stanno esponendo e stanno facendo presentazioni e sono ospiti a eventi. Rischiare di avere ad esempio un palco non accessibile durante un evento potrebbe essere fastidioso per una persona con disabilità motoria che a quel punto non avrebbe accesso al palco. Oltre alle indicazioni pratiche che vi ho dato, avrete notato che comunque in generale è un tema di approccio. Quindi un altro suggerimento che mi sento di darvi è che soprattutto se si tratta di un evento a invito, di rendere disponibile un numero di telefono o WhatsApp in cui sia possibile entrare direttamente in contatto con l'organizzazione e esplicitare eventuali altre esigenze. In questo video abbiamo parlato principalmente delle necessità delle persone con disabilità durante gli eventi, ma soprattutto per quanto riguarda gli eventi in presenza, bisogna tenere conto anche delle necessità delle persone neurodivergenti, quindi con autismo oppure con disturbo dell'attenzione o dislessiche. Molte di queste persone che rientrano appunto sotto il termine ombrello di neurodivergenze hanno necessità durante un evento con molte persone di ricavarsi uno spazio di tranquillità. Per questo motivo, in moltissimi eventi, ma anche in tanti musei, si sta diffondendo la pratica, di utilizzare uno spazio, anche detto spazio di decompressione, che, consente alle persone, di poter contare su un luogo con poche persone, tranquillo, senza rumori, musica, e luci troppo forti, ma che possa avere, appunto possa dare un momento di sollievo alle persone che soffrono particolarmente, gli stimoli sensoriali troppo forti. Cosa che avviene ad esempio spesso alle persone autistiche. Quindi il mio invito è quello nell'organizzazione di un evento in presenza di predisporre uno spazio appunto segnalato anche con un cartello per riposare i sensi delle persone. Con questa ultima indicazione vado a concludere il video, che spero sia stato utile per l'organizzazione dei vostri eventi e che spero vada a favorire una cultura dell'inclusione e della partecipazione di tutti e tutte agli eventi più disparati. Grazie mille.